Adesso ci troviamo in un ufficio di pulizia a concludere tutta la documentazione relativa a questo caso. Quindi siamo fuori, siamo liberi, abbiamo il passaporto, abbiamo il visto. Adesso stiamo concludendo tutta la documentazione. Parla così il Cesenate Andrea Urcioli dalla centrale di polizia del Kuwait, dalla quale sta per essere rilasciato assieme al suo collega portoghese Riccardo Pirella. Una disavventura quella capitata ai due dipendenti della CMC di Ravenna, che a inizio pochi giorni fa, quando la ditta che stava lavorando alla costruzione di un nuovo quartiere ha rescisso il contratto di lavoro e rimandato gli operai in Italia. Tutti a parte loro, Urcioli e Pirella, rimasti a risolvere le ultime questioni contrattuali. E proprio da queste dovrebbe essere partita la protesta di alcuni lavoratori locali impegnati nel progetto che si sono presentati in cantiere accusando i due del furto e danneggiamento di alcuni macchinari, accusa che viene però smentita categoricamente dagli interessati. Nessuno è stato denunciato per dei pagamenti o del resto, hanno inventato una semplice scusa che avevamo rotto un macchinario, figurati se andiamo a guidare un macchinario nuovo. Ho Non capito. sta né in cielo né in terra quello che hanno fatto. A quel punto i due dipendenti sono stati portati alla centrale di polizia, dove sono stati trattenuti per una notte in cella, il tutto nel marasma generale, durante il quale i prigionieri sono riusciti a diffondere un video. Parlando in arabo, non hanno mai parlato in inglese, noi non capivamo niente di quello che stavamo succedendo, del perché. Ho capito. Perché? Cioè, siamo dipendenti di un'azienda internazionale, siamo qui per lavorare, per adempiere i nostri doveri, sia nostri che quelli aziendali, e di conseguenza il perché non si è capito. Passata la nottata, tutto pare essersi risolto quando è intervenuta la Farnesina assieme agli avvocati della CMC. Cadute le accuse, i due sono stati rilasciati e contano di fare ritorno al proprio paese nelle prossime ore.